Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli a molta folla. Il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!» Chiamarono il cieco dicendogli: «Coraggio, alzati, ti chiama!» Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?» E il cieco gli rispose: «Rabbuni, che io veda di nuovo!» E Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato!» E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Ecco, quello che abbiamo ascoltato è, dicono gli studiosi, il racconto di un miracolo realmente avvenuto nella città di Gerico. Però gli studiosi, soprattutto quelli degli ultimi decenni, anche mettono in evidenza che è anche una parabola piena di significati simbolici. Cioè Marco racconta questo episodio non solo per farci capire questo grande dono a Bartimeo, questo povero cieco, ma anche per farci capire come si diventa cristiani, cosa succede quando si accende in noi la fede. Quindi è un racconto fatto in modo da diventare una catechesi sulla nascita alla fede. E un punto di partenza importantissimo è che la fede cristiana rassomiglia a una nuova vista. Bartimeo dice a Gesù, quando è davanti a lui: «Fa che io veda di nuovo». Cosa vuoi che io ti faccia? Fa che io veda di nuovo. Questa domanda non è tanto che lui riacquisti la vista fisica, no? Non era cieco, non sappiamo se era cieco dalla nascita, questo probabilmente no, che io veda di nuovo e ritorna a vedere le cose naturali. Il significato profondo, spirituale, significa che io veda le cose come le vede Dio, che io veda dall'alto, che io abbia il senso della vita, che è molto di più della vista fisica. Ecco, e in questo senso Gesù in altri momenti ha detto
chi segue me non cammina nelle tenebre, ma ha la luce della vita. Diciamo una volta. Chi segue me non cammina nelle tenebre, ma ha la luce della vita. Molto bene, di nuovo, con fede, questa è una parola di Dio. Chi segue me non cammina nelle tenebre, ma ha la luce della vita. E proprio di questo Gesù ci parla stamattina. E il primo grande messaggio su cui dobbiamo un po' riflettere è che noi, senza la fede in Gesù, prima di conoscere Gesù, siamo come Bartimeo. Bartimeo è il nome di un personaggio storico, ma anche un simbolo della nostra condizione. Noi nasciamo Bartimeo. Spiegavo ieri sera che questo pure è un nome carico di significato simbolico. Bartimeo, la lettera, significa figlio di Timeo, figlio di Timeo, in ebraico bar vuol dire figlio, figlio di Timeo, suo padre Timeo. Questo nome pure allude a una cosa importante, perché viene da una parola greca, Timao, che significa onore, uomo onorato, uomo dell'onore, uomo della gloria. Qui si intende in senso negativo, non la gloria bella, quella vera che viene da Dio, ma la gloria del mondo. Uno che vive per gli onori, per essere ben voluto dagli altri, per essere servito, per essere qualcuno agli occhi del mondo. Questa gloria come ideale di vita è la fonte della sua cecità. Non vede più Dio e ciò che conta per lui. Vede se stesso e il suo bisogno di essere qualcuno agli occhi degli altri. Questa è una cosa terribile, perché è un'illusione. Gesù in un altro punto dirà, rimproverando i capi di Israele, dirà: ma come potete credere voi che cercate la gloria gli uni dagli altri? Se lo dobbiamo adattare al Vangelo di oggi, che vivete come Timeo per la gloria di questo mondo e siete figli di uno che cerca la gloria di questo mondo, siete illusi perché non vedete ciò che conta davanti a Dio e ciò che resterà al termine della vita. Al termine della vita non resteranno gli applausi, l'affetto, i soldi che hai avuto. Non resterà nulla di questo. Resterà l'amore di Dio che avrai accolto e che avrai trasmesso agli altri. Quindi noi nasciamo in questa condizione e l'avventura grande della fede è cambiare nome. Da Bartimeo diventare cristiano, avere nel cuore la luce di Cristo. E Gesù ci spiega stamattina come si fa a cambiare nome, a diventare uno che ha la luce di Cristo nel cuore e può anche trasmettere agli altri. Il primo passo è questo: accorgerti della tua cecità spirituale e gridare a Gesù che passa: Signore, abbi pietà di me. Gesù passa anche stamattina attraverso quello che io vi dico e attraverso la preghiera di tutti, e poi quando chi può riceverà Gesù nella Santa Eucaristia, Gesù passa. Bartimeo, pur essendo cieco, non è sordo. È solo cieco per fortuna, e avendo l'udito, lui mentre sta lì a mendicare, poveretto, la sua vita così limitata, sente il rumore della folla, domanda a qualcuno che succede, gli dicono che passa Gesù di Nazaret, di cui lui forse aveva già sentito qualche cosa, intuisce che questo Gesù può ridargli la vista, comincia a gridare verso di lui. Questo cosa indica per noi, per la nostra vita?
che nel tuo cuore c'è un bisogno di questa luce, di questo senso della vita, di capire il perché di tante cose, di capire come mai ci dicono che Dio c'è, ci vuol bene, non si vede da nessuna parte. Cosa devo fare di questa vita che ho? Che ci sto a fare io nel mondo? Ecco, questa inquietudine viene da Dio ed è per te il punto di appoggio per arrivare a Gesù. Non devi spegnere questa inquietudine profonda, perché è l'aggancio per poter arrivare al Signore. Se Bartimeo si fosse rassegnato alla sua vita poverella com'era, certamente non avrebbe avuto questo incontro grande con Gesù che ha cambiato tutta la sua vita, ma lui non si accontentava di quella vita povera e voleva una vita più bella, più grande. Quindi il primo passo è renderti conto di quello che c'è nel tuo cuore, perché c'è anche in te qualcosa di questo bisogno di vita piena di luce, di senso. E quando passa Gesù vicino a te, anche se non lo conosci granché, devi cominciare a gridare a Lui: Signore, abbi pietà di me, dammi la tua luce, perché non ci capisco niente io di tante cose che mi succedono. Dammi, Signore, la tua luce, dammi, Signore, la tua luce, abbi misericordia di me. Osserva anche che il grido di Bartimeo è un grido forte, anche perché è ostacolato. La folla, che non vuole essere disturbata, c'ha altre cose per la testa, lo sgrida: taci, taci, ti stai a gridare, vedi che scompiglio. Ma lui non ascolta, perché sa che per lui è questione di vita o di morte, grida ancora più forte. Questo cosa vuol dire? Che nella ricerca della luce di Gesù, nella luce vera, dobbiamo lottare, che ci saranno delle difficoltà. Le difficoltà arrivano non solo dalla folla della gente, del mondo, ma arrivano anche dai discepoli di Gesù che stanno vicini a Gesù e non vogliono che sia disturbato. Questo significa che quando tu ti avvicini alla Chiesa per cercare Gesù, avrai sicuramente un aiuto, perché nella Chiesa ti parlano di Gesù, ti danno i segni della sua presenza, ma avrai anche un ostacolo, perché ci sarà qualcuno che non ti ama come tu vorresti, che non ti dà il buon esempio, eccetera, eccetera. Non ti devi scoraggiare, non ti devi scoraggiare. Tu vieni alla Chiesa per cercare Gesù e la sua luce. Gli altri sono uno strumento imperfetto. E anche Bartimeo ha l'ostacolo, dei discepoli che vorrebbero metterlo a tacere, ma lui non si rassegna, grida. E allora arriva il momento in cui Gesù si ferma. Gesù, tra tutto quel caos, era una folla che camminava, eccetera, la sente la voce di Bartimeo. Quando tu gridi nella vita con sincerità di cuore, anche se sei solo in una stanza o in un letto di ospedale, eccetera, Gesù sente il tuo grido, lui lo sente e risponde a modo suo, non come tu vorresti. Difatti nel racconto, non so se tu l'hai notato, Gesù quando sente il grido di Bartimeo è contento, ma non va da lui. Non va da lui come noi ci aspetteremmo, perché lui alla fine che guarisce. Si ferma e dà ordine ai suoi discepoli: chiamatelo. Perché Gesù non va direttamente da lui? Perché nella nostra storia lui segue questa strada, si serve di qualcuno che a nome suo ti dice cosa devi fare per arrivare da Gesù e avere la sua luce. C'è la Chiesa, ci sono i suoi discepoli, c'è qualche amico, qualche amica, eccetera. Loro sono gli strumenti di Gesù, siamo noi. Cosa dobbiamo fare? Attenti qua. Alzati, abbi coraggio, alzati, chiama te. La prima cosa che noi dobbiamo fare verso chi cerca Gesù è dare coraggio
Abbi coraggio, anche se ancora non l'hai trovato, lo troverai. Vai avanti, accetta la fatica di questo percorso. Abbi coraggio, noi dobbiamo dare coraggio agli altri nella ricerca, anche se gli altri sono un po' storti, perché più o meno lo siamo tutti, chi viene da un'esperienza, chi viene da un'altra, eccetera, eccetera. Non ti scoraggiare né del mondo intorno né di te stesso. Abbi coraggio, cerca Gesù, vai avanti, perché poi lo incontrerai. Secondo, alzati. Alzati vuol dire comincia a lasciare la vita di prima. Non adagiarti sulle tue abitudini, perché quelli vengono, quelle abitudini che hai, dalla tua cecità. Tu non vedi bene, ti metti lungo la strada a mendicare un po' di affetto, con qualche piccolo lavoro, eccetera. Comincia a lasciare queste cose per andare proprio da Gesù. E poi la cosa più importante che dobbiamo dire, Gesù chiama te. Gesù ti chiama. Questa ricerca, questa inquietudine che hai è una sua chiamata ed è una chiamata personale. Noi qui adesso siamo troppi, siamo un po' tanti, sono contento ovviamente, ma la strada della fede è molto personale. Gesù chiama te. Tu per lui non sei un numero, non sei neanche il membro della tua famiglia. Tu sei una persona, un figlio unico. Gesù ha bisogno di te, del tuo cuore, del tuo amore, vuole trasmettere a te la sua luce. E Bartimeo accetta questo aiuto e dice che fa un balzo, addirittura vuol dire con tutte le forze, cerca di andare da Gesù, butta via il mantello, anche questo è un particolare catechetico simbolico, il mantello è il simbolo della vita di prima, dove lui raccoglieva i soldi dell'elemosina, che teneva tanto caro, lo butta via, corre da Gesù. E lì avviene l'incontro. Gesù, appena lui arriva, è contentissimo e gli domanda: cosa vuoi da me? E lui fa la risposta giusta. Non dice: Signore, fammi qualche elemosina, così, così, così. No, dammi la tua luce, fa che io veda. Fa che io veda. La traduzione è imperfetta, evidentemente, perché non si può trovare di meglio. Dice scritto: fa che io veda di nuovo. Ma il senso profondo: fa che io veda dall'alto con la tua luce, che veda le cose come le vedi tu. E Gesù è contento, gliela dà la luce, difatti lui si mette a seguirlo, capisce che da Gesù viene il senso della vita. Ecco, adesso mi fermo perché non mi devo dilungare tanto, mi piacerebbe però che rimanesse nel tuo cuore questo desiderio della luce del Signore e anche prendere un po' di coscienza a che punto è la tua cecità. Noi quando andiamo dall'oculista spesso lui ci misura la vista, no? Se c'hai 10 decimi, 9, 8, eccetera, eccetera. E mi piacerebbe che tu facessi una visita nuova in questa settimana e domandassi a Gesù: fammi capire a che punto è la mia cecità, perché si può essere ciechi del tutto, si può essere ciechi a metà, a secondo a che punto è la mia cecità, e poi domandare a Gesù: dammi la tua luce, Gesù, dammi la tua luce, fa che io non mi scoraggi nel cercarla. E poi quando Gesù viene in noi, noi diventiamo come delle lampade per gli altri. Gesù stesso ha detto: non è possibile che se uno ha la luce non faccia luce agli altri e sia nascosta sotto il moggio, ma viene messa in alto. Cioè Gesù si servirà di te come adesso si serve di me per dare luce agli altri. E questa sarà una gioia immensa. Se tu non l'hai provata, ti auguro proprio di provarla, perché è una delle grandi gioie della vita poter essere una luce per gli altri nella nostra famiglia, nel matrimonio e poi anche fuori di casa, perché la missione di Gesù è veramente universale. Diciamo un grande ringraziamento al Signore che ci ha condotti qui e ci ha fatto ascoltare la sua parola.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore Gesù, io ti ringrazio. Signore Gesù, io ti ringrazio. Perché hai parlato al mio cuore. Fa che non si spenga l'inquietudine di te. Aiutami a cercarti. Aiutami a cercarti. Aiutami a superare gli ostacoli. Aiutami a superare gli ostacoli. Aiutami ad arrivare a te. Aiutami ad arrivare a te. Perché voglio la tua luce. Perché voglio la tua luce. E voglio portarla agli altri. Voglio portarla agli altri. Così sia.